eccoci di nuovo qua a una nuova puntata. Dunque, siamo il 9 agosto a Rapallo e in occasione dell'evento del Dog Pride, dove è nato a Rapallo. Ci siamo già visti anche a Recco, sicuramente anche con Teleturchino hanno rivisto, cliccato, fatto. E abbiamo qui finalmente la presidente e il vicepresidente. Esatto, sì, presidente e vicepresidente. Il Dog Pride in effetti è nato a Rapallo nel 2011 per festeggiare i 140 anni dell'EMPA, perché l'EMPA è nata nel 1871, fondata da Garibaldi, non so se tutti lo sanno, che ha voluto appunto che ci fosse qualcuno che si occupava degli animali che venivano maltrattati da quelli che allora portavano posta, eccetera, sempre usando cavalli e quant'altro. La nostra sezione è nata quasi 30 anni fa, prima come un fiduciariato, poi come sezione vera e propria, poi si chiamava sezione di Camogli. Nel 2006 abbiamo avuto una precisa volontà di farla diventare più fruibile su tutto il territorio del Levante e quindi ha preso il nome di Camogli Levante Ligure. Infatti ci occupiamo delle comuni che vanno da Bogliasco a Deiva Marina, compreso tutto l'entroterra. E vedo che ci sono molti volontari e molta partecipazione, sicuramente sarà come Recco con molti bambini, eccetera. La giuria questa sera da chi sarà composta? Allora, da bambini o da adulti? No, è una giuria tecnica, ci saranno tre veterinari, un educatore cinofilo, poi ci sarà il comandante della polizia di Rapallo e poi ci sarà il presidente della Croce Bianca, perché la Croce Bianca rapallese, come credo tutti sappiano, fa servizio di recupero animali feriti e proprio hanno il soccorso animali e hanno messo a disposizione una targa che si chiama Eroe Peloso, che verrà dato a un cane vivo che ha fatto qualcosa di eroico. Non vogliamo competere assolutamente con San Rocco di Camogli, i nostri sono eroi alla buona, così, però sono cose simpatiche. Io penso che ogni cane nel suo senso, e sono tutti eroi, perché hanno per tanto da insegnare agli adulti, sì. a noi uomini gli animali ci insegnano, molto, mentre ci noi insegnano. Invece la maggior parte li disprezza. Il fatto è che purtroppo non siamo abituati ad ascoltarli gli animali. Se non li ascoltiamo, loro non ascoltano. Quindi noi, noi siamo il portavoce di loro, che sono certo. più piccoli. Chi non ha voce, infatti l'EMPA dice voce. Noi siamo la voce di chi non ce l'ha. E mi dica un po', ma per quanto riguarda il canile di Rapallo, se uno volesse adottare un cane, ecco, io ultimamente sto preparando proprio una campagna di adozione, innanzitutto contro l'abbandono e contro la violenza sugli animali, ma proprio per invitare le persone ad adottare un cane nei canili e non comprarli, perché certo. Comunque questa distinzione di cani di razza eccetera lo fa solo l'uomo, perché tra di loro non sono razziali. Per ecco. Fortuna no, anzi se dovessero essere forse non ci considererebbero. Ecco, se volessero contattarvi, allora, se volessero dei consigli. Il canile di Rapallo è tenuto dalla Lega Amici degli Animali di Rapallo, la cui vicepresidente è Benta Calcagno, che è una carissima amica, abbiamo un'ottima collaborazione. Se vogliono contattare noi possiamo dargli il numero per andare a vedere i cani del canile di Rapallo. Noi qua non abbiamo struttura perché il territorio non consente di costruire una struttura che costa una cifra ragionevole e quindi noi facciamo arrivare cani da tutti gli altri rifugi dell'EMPA. Abbiamo un progetto EMPA nazionale che si chiama Tutti a Casa, che cerca di svuotare tutti i canili dell'EMPA. Questo problema dei canili è anche per i gattili. Io so che sul territorio ci sono dei gatti che vengono curati sul territorio ma non hanno una casa. La tragedia, soprattutto nel comune di Rapallo, è che non hanno il gattile. Al canile, al rifugio di Rapallo, dove tengono i cani, non hanno gattile. Quindi il comune dovrebbe, forse sicuramente è convenzionato, anche con un canile, che magari sarà quello di Genova o da un altro posto, dove ci sia un gattile. Perché comunque i gatti andrebbero almeno curati. L'ASL ha sospeso le sterilizzazioni. A Rapallo noi negli ultimi 2 anni abbiamo speso circa 3.000 euro per far sterilizzare gatti che hanno partorito e una volta svezzati i cuccioli ci siamo occupati delle loro sterilizzazioni senza contributi da nessuno. Certo, noi viviamo. Quindi invitiamo tutte le persone che vogliono fare un'oblazione. O iscriversi, basta anche una tessera all'anno, 25 certo. euro alla fine non mangi neanche una pizza e una birra, cioè le spendi 25, per una causa giusta. 25 caffè all'anno, di cui 15 restano a noi e 10 vanno a Roma per le battaglie legali. Quindi... Sì, effettivamente ultimamente anche chi viaggia su Facebook vedrà benissimo le maltrattamenti certo. che ci sono degli purtroppo animali. Sì. Signora Patrizia. No, parliamo un po' con Franco. Franco, prego. No, prego. Ha già detto tutto lei. Se lei dovesse lanciare un messaggio ai giovani per invogliarli a venire a dare una mano come volontariato.
o se dovesse proprio dare un invito a venirvi a dare una mano, a visitare la vostra sede, innanzitutto dire dove è la sede, anche a Recco, eccetera, e convogliare, non so, mettere la curiosità anche nelle scuole, perché si possono fare tante cose anche nelle scuole, adottarli anche a distanza, trovare delle case d'affiliazione, eccetera. Mi dica tutto, noi siamo tutte orecchie. Ma sicuramente fare i volontari per gli animali è, perlomeno per quello che ci riguarda, è bellissimo. Non ne abbiamo tantissimi, perché la prima cosa che ci chiedono è quanto ci danno al mese. E non esiste, il volontariato e no profit. Non è retribuito, è assolutamente come la mia televisione, il Graffio, il mio non giornale no profit, come Teleturchine comunitarie no profit. Ormai i volontari non retribuiti non esistono più, purtroppo, pochi, molto pochi, soprattutto in Liguria. Purtroppo è così. E quindi lei che cosa farebbe? Lanciamo un messaggio ai bambini più piccoli, ai bambini delle elementari che devono ancora crescere e entrare ancora nell'adolescenza. Per cui si può dire che volendo, con l'educazione della famiglia, possono fargli capire anche questa cosa, bambini, che è una forma di educazione molto importante. Certo, ai bambini vengono educati dai genitori, ma anche dagli animali, perché gli animali educano i bambini se i genitori glielo lasciano fare. Sono una compagnia impareggiabile per i bambini, li aiutano a rispettare la natura, li aiutano a rispettare il prossimo. Quindi è importantissimo che il bambino diventi amante degli animali, cioè che diventi sensibile all'amore per gli animali. Se posso dire una cosa, certo. Ci vorrebbero genitori intelligenti che capissero che l'animale è un diverso, come sono diversi bambini di altre razze e di altre culture. Ormai il mondo è una cosa globale e quindi bisogna insegnare al bambino a rapportarsi col diverso, ma il diverso è anche l'animale, perché l'animale non ha niente di meno di un bambino, solo non ha la voce ma ha la parola, perché chi lo vuol capire l'animale lo capisce e fa veramente un sacco di bene al bambino. Vedrete, se avrete tempo di fermarvi, l'eroe peroso di stasera che hanno scritto in parecchi sono tutti cani che si occupano di accudire bambini. Pazzesco, effettivamente il cane ti parla con gli occhi, anche con il modo di fuori, ti parla col corpo, modo di fare. Io ho la mia cagnolina che mi abbraccia, nessuno mi crede, ma effettivamente sale sul letto e mi abbraccia, proprio quando arrivo mi mette proprio qua le zampe sulle spalle e poggia la testa sul mio viso, mi abbraccia. Io sono contentissima di essere qua, Patrizia, veramente. Io sono contentissima che tu ci sia. Perché è la cosa più volentieri che sto facendo. Mi fa piacere fare tutte le interviste, tutti gli spettacoli, i giovani, le associazioni. Ma questo di essere a contatto proprio con gli animali è una cosa che a me mi prende tantissimo. Un giorno ti parlerò del progetto che abbiamo fatto alle Marconi, alle altre scuole di Rapallo, per 3 anni. E se ne vuoi accennare qualcosa, non ne sarebbe. Guarda, è stato un progetto contro il bullismo, dove appunto insegnavamo tramite gli animali a non avere comportamenti da bullo ai bambini. Cercavamo di fargli capire che non serve a niente fare il bullo, l'importante è stare tutti insieme, fare gruppo, essere in armonia e volersi tra bene. L'altro il bullismo è uno dei problemi maggiori che si appunto sta sviluppando tra gli adolescenti. Esatto. E già iniziano all'età di 10, 11, sì. 12 anni, eccetera. Ma questa è anche mancanza di, secondo me, di educazione da parte della famiglia, un po' abbandonati a se stessi. Ormai tutti i bambini sono abbandonati. Allora diciamo a questi genitori di mettere il guinzaglio ai loro figli se vengono su così e farsi un esame di coscienza. Sicuramente, però c'è anche tanta gente che purtroppo sta fuori 10 ore al giorno a lavorare, si affida a un dopo scuola e poi si affida alla televisione. Non è quindi allora cominciamo a seguire le televisioni informative. Esatto, ad esempio il canale dell'EMPA che da qualche parte c'è. Benissimo, ma eventualmente io comunque, se volete, collego anche il canale dell'EMPA al Graffio, non è un problema, quindi nel mio, per me non è nessun problema inserirlo dentro al mio 24 ore su 24, benissimo. Anzi lo farei andare a go-go, lo lavorerei anche se vogliono, non è un problema. Ok, cosa possiamo dire altro?
Se volessero tesserarsi, dove, come il numero di telefono? Se volessero tesserarsi ci possono telefonare al 346-3584-584 dalle 17 alle 20. Noi rispondiamo, c'è da compilare un modulo, la tessera va ad anno solare, quindi capisco che magari adesso uno dica io aspetto gennaio perché poi siamo ad agosto e a gennaio mi richiedono i soldi di nuovo, però sono sempre quei 25 euro, 5 per i bambini, perché i bambini sono soci minorenni e non sono soci effettivi, diciamo, non hanno diritto di voto né niente, quindi è una quota simbolica. Benissimo, quindi anche i bambini nelle scuole potrebbero fare una tessera? Volendo. Potrei lanciare anche il progetto dalle scuole elementari, visto che noi, noi facciamo anche lezioni di... nelle scuole, ma tessere non ne abbiamo fatto neanche una. Però magari qualche dubbio. Ma con 5 euro, voglio dire, un genitore 5 euro risparmia un pacchetto di sigarette e fa un'opera buona. Magari preferisce comprare un DVD. Vabbè, io prometto che quando comincerò in autunno, che apriranno le scuole, le lezioni sulla legalità nelle scuole, proporrò anche questo fattore dell'EMPA. Magari verrò nelle scuole con te. Ecco, quando è, sì, quando è fattibile che ci invitano, assolutamente sì. Qualsiasi programma che io faccia, non c'è nessun problema. E intanto ti annuncio che ci saranno anche altri appuntamenti dove ci vedremo senz'altro, perché tante sono le associazioni da aiutare, certo. E mi piacerebbe proprio un giorno fare una giornata di tutte le associazioni, certo. Unire bambini e animali e quindi vedere la reazione comunque, certo. E spero che sia veramente popolosa, una spiaggia intera. Speriamolo, dai. Va bene, io vi ringrazio. Grazie a te, nel frattempo Monica. Mi sistemo la macchina per riprendere tutto. Speriamo il programma. Speriamo sia una bella serata, speriamo ci siano tanti cani e tanti bimbi. Assolutamente sì. Grazie mille. Grazie di nuovo e vi aspetto a Teleturchino in autunno. Senz'altro, quando iniziamo le puntate. Sì, siete già in agenda. Okay. Io nel frattempo ti dirò che saremo ospiti a Liguria News, condotta da Emiliano Rosasco e Pierpaolo Podestà. Intanto ringrazio anche Teleturchino e Pastorino per la sua disponibilità nel digitale terrestre, quindi una possibilità di farci conoscere un attimino. E che dirvi, nel frattempo vi saluto, grazie mille, grazie di tutto. Ciao il Graffio! Ciao!